come la caramella. Il suo sguardo di sentire divenne per me la caramella nella bocca di un bambino. La sua alta persona mi osservava immobile come la statua di un presepe. Non parlò molto né restò molto a casa mia. Veniva da lontano e più lontano andava. In questa vita non l'avevo mai conosciuto, ma ero certo che con lui o con lei avevo convissuto.